scusi, si può sapere chi state aspettando? Io sono ancora qua. Altro giro, altra giornata di vertice a infiammare la cittadella della politica. Il centrodestra è ancora alle prese con la ricerca dei candidati per il Campidoglio e Palazzo Marino. Qui si sta per riunire il centrodestra per discutere del candidato sindaco, del loro candidato sindaco, lo sfidante della Raggi. Si parla di Michetti. Non lo conosco. Ho letto pure di Gasparri. So che non è affar suo, ma magari lo vuole fare lei. Ho visto che hanno delle difficoltà. Eh, io voterei la Meloni. La Meloni? Stop. Ma non si candida. Lei ha detto che la Meloni ha detto che candida Michetti. Michetti. Lo conosce? No. Senatore, senta, ma qua il centrodestra si sta riunendo per decidere i candidati sindaci, Roma e Milano. Ma forse vogliono a me. Sono libero, posso farlo tranquillamente anch'io. Tanto che ci vuole? L'ha fatto la Raggi e non lo posso fare io. Tanto Raggi, razzi. Il secondo atto della contesa doveva tenersi qualche giorno fa, se non fosse saltato tutto perché il neonato gruppo di Coraggio Italia, con molti fuoriusciti azzurri, voleva sedersi al tavolo della trattativa. O loro o noi, avrebbero detto da Forza Italia. Lui chi è? Come mai l'hai portato con te? Allora, busta uno che sbaglia. Questa roba qua, domattina, quando vai in onda... È già vecchia perché uscirà il candidato. Sì. Auguri a Coraggio Italia, buon lavoro. Il miglior candidato per noi è Gasparri. Quindi Gasparri è sul tavolo. Assolutamente sì, lo mettiamo noi sul tavolo. Scusi Donzelli, però adesso è appena entrato Tajani che ha detto Gasparri è il miglior candidato. Cioè, allora c'è un problema però, voi portate i Michetti, lui entra così. Deciderà il vertice, saranno i leader che si vedranno e troveranno il miglior candidato. Se non è questa volta, sarà la settimana prossima. Ma non è che poi dal taschino le esce fuori una Giulia Buongiorno? Giulia Buongiorno potrebbe benissimo rappresentare la voglia di cambiamento dell'elettorato romano. Altro che armonia, un clima pulp in cui Giorgia Meloni propone il suo Wolf per Roma. Guardi, il professore in questo momento è impegnato, no, non sappiamo nulla, mi dispiace. Ma del civico Michetti gli alleati faticano a digerire alcune sue dichiarazioni. Il vertice è ancora in corso, probabilmente si andrà verso un ennesimo stallo. Anche oggi potrebbe non uscire il nome del candidato di Roma e del candidato di Milano. Ma chiude, ci dobbiamo spostare perché sono le 8 e abbiamo superato l'orario di chiusura. Che avete deciso? Deciso tutto. Credo che nelle prossime ore, settimana prossima, si chiuderà sia Roma sia Milano. Io mi auguro anche Bologna e la Calabria. Siamo a un passo dalla decisione. E così anche il secondo atto si chiude con un nulla di fatto. Secondo alcune voci di palazzo c'è di mezzo anche la presidenza del Copasir. Secondo altri, Forza Italia potrebbe cedere se ottenesse il posto di candidato alla presidenza della Regione Calabria per Occhiuto, che a fine vertice è a cena con Tajani. Tutto rinviato all'8 giugno.